La Catalogna ieri ha chiesto la mediazione con Madrid da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea, dopo un imbarazzante silenzio, ha risposto che intanto il voto referendario è stato illegale, che è una questione interna alla Spagna, ha invitato, diciamo, sia Madrid che Barcellona a trovare una soluzione e a dialogare. Lei che ne pensa? Ma io penso che questo tipo di risposta europea sia una risposta saggia, equilibrata. Quello che mi sembra folle è l'assoluta partigianeria di molti giornali e molti mass media italiani ed europei che fanno il tifo per la Catalogna libera, non considerando che si tratta di un paese libero e sovrano e democratico come la Spagna e che nessun paese mette in discussione la ragione stessa del suo esistere, cioè l'unità nazionale e l'unità territoriale. Nel momento in cui è possibile rimettere in discussione la forma territoriale e nazionale di uno Stato, sarà possibile anche rimettere in discussione la forma politica e magari fare un bel referendum sulla democrazia per abrogare la democrazia, e se non lo facciamo fare sarà una violazione della democrazia. Siamo al paradosso. Io posso capire una rivoluzione che preveda uno strappo dalla Costituzione, ma è assurdo richiamarsi ai diritti costituzionali per violare la stessa Costituzione. Senta, come va a finire dal suo osservatore, dal suo punto di vista, questo brutto pasticcio spagnolo? Ma credo che non andrà a finire con l'indipendenza dalla Catalogna, questo no, però si è creato un pericoloso precedente che anche a livello europeo potrà avere effetti devastanti, perché indubbiamente questo conato separatista, secessionista, colpirà non solo nel nord Europa, penso ovviamente ad altri paesi oltre la Scozia, ma anche da noi, e lo stesso nostro referendum sull'autonomia regionale di Lombardia e Veneto si potrà caricare di valenze un po' oscure, inquietanti, e quindi ha una funzione tutto sommato disgregativa degli stati nazionali e dello stesso assetto europeo. Quindi mi sembra abbastanza pericoloso, per quanto si debbano poi stabilire le differenze tra la realtà storica, l'eredità storica reale di una regione come la Catalogna e l'entità astratta di alcune regioni come la Padania, che non sono mai in realtà esistite. Senta, un altro osservatore attento dei fatti della politica italiana, ma non solo, è Giovanni Orsina. Il professor Orsina ha scritto: con l'arrivo di Macron all'Eliseo, quest'anno pareva destinato ad essere l'anno della riscossa dell'establishment, no? Contro la cosiddetta deriva populista. Però gli eventi delle scorse settimane, cioè le elezioni in Germania e il referendum in Catalogna, gettano qualche ombra su questa interpretazione ottimistica, e conclude rafforzando l'impressione che la crisi attuale della democrazia abbia radici più profonde. È d'accordo? E secondo lei quali sono queste radici più profonde della crisi della democrazia? Ma concordo, e non solo, ma mi pare che la situazione non sia assolutamente migliorata nel tempo, nel senso che metà dell'elettorato europeo non va a votare, grosso modo, e chi va a votare per metà quasi vota magari disperdendosi per movimenti che sono comunque antisistema, anti-establishment, quindi diciamo vota per movimenti populistici. Questo credo che sia un dato di fatto. Macron ha vinto, e al di là della gran cassa mediatica che lo ha sorretto, ha vinto su una minoranza, diciamo così, di francesi, nel nome di una minoranza di francesi, avendo dalla sua parte l'intero establishment, e quindi credo che questo sia il segno di una fragilità che è stata poi diciamo in qualche modo dissimulata. Ma abbiamo visto che Macron, dopo l'euforia dell'inizio, è precipitato nei consensi, perché l'onda antipolitica e antipotere, antisistema è fortissima, e il problema è che viviamo in una democrazia debole nei suoi fondamenti, che non riesce a coinvolgere il popolo, gli elettori, non riesce a dare motivazioni di unità, e da cui nascono anche le spinte alla secessione, e soprattutto non riesce più a rappresentare la grande dignità della politica. Noi ci sentiamo governati da poteri economici o tecnocratici che non hanno nessuna legittimazione popolare, che governano sulla base di parametri in cui il popolo, i cittadini contano meno rispetto agli effetti
e agli assetti contabili degli stati, e quindi il risultato è quello che vediamo, una divaricazione netta tra il potere da una parte e il consenso dissenso dall'altra parte. Senta, qual è l'elemento che ha più indebolito la democrazia dal suo punto di vista? Ma è forse questa spinta individualistica, cioè la convinzione che tutti i nostri problemi si debbano risolvere nella sfera privata. E quindi la politica è una inutile mediazione, è una pletorica sovrapposizione rispetto alla realtà complessa che noi viviamo. Tutto si risolve a livello individuale, tutto si risolve a livello economico. Di conseguenza non ha senso nemmeno il legame sociale, il legame comunitario. Ha poco senso lo Stato, che è visto soltanto come il sopraffattore, colui che vuole in qualche modo prevaricare sui nostri diritti. E quindi credo che questo sia il primo elemento. Poi tutti gli altri, la perdita di memoria storica, l'assenza di futuro, la mancanza di passione ideale e passione civile, ma è una costellazione, diciamo così, di principi e di malesseri che ci ritroviamo ormai da diversi anni.